Ma la pubblicazione del mio romanzo, questo, Fai il piano quando torni, è stata, come dire, un po' fortuita, nel senso che io avevo già scritto dei libri, sono una giornalista, quindi avevo scritto dei saggi. Uno era uscito per Longanesi nel 2015 e si chiamava Un paese ci vuole. E quindi, insomma, diciamo, è stato un percorso un po' particolare, conoscevo già le persone della casa editrice, il direttore editoriale, l'editor, loro sapevano, ne avevamo parlato, che io avevo questa storia, che insomma la volevo scrivere. Sono stata molto incerta, devo dire, se andare avanti o no, perché siccome i libri mi hanno salvato la vita, i buoni libri, i romanzi, avevo un po' timore, diciamo, di intasare un mercato che è già, insomma, molto. Io me ne sono occupata a lungo per il giornale di mercato editoriale. Il mercato italiano è un mercato, insomma, già abbastanza saturo, diciamo. Quindi ci ho proprio pensato bene, ci ho pensato davvero a lungo. Alla fine ho deciso che questa storia, la storia soprattutto di una delle due protagoniste, che è la signora Anna, è una storia forte, molto sincera, e quindi ho pensato che era giusto raccontarla. Il rapporto con l'editore e insomma, diciamo, con la casa editrice è molto importante, credo lo sia anche per scrittori, diciamo, molto affermati e di lungo corso. Io insomma, conoscevo appunto già dalla precedente esperienza le persone che lavorano in casa editrice e mi è stato utilissimo il confronto con loro mentre scrivevo, perché la differenza tra la scrittura giornalistica o quella di un libro come un saggio e la narrativa, quindi la scrittura letteraria, è grande e ho avuto bisogno di molti consigli e anche, diciamo, di qualche spintarella per andare avanti. La difficoltà maggiore che ho incontrato scrivendo il libro, direi, sono state due. La prima è che per il mio lavoro io durante il giorno scrivo e quindi tornare a casa la sera e ricominciare a scrivere una cosa completamente diversa, cambiare il registro, cambiare il linguaggio, non è semplice. Magari facendo un altro mestiere che non ha proprio a che fare con le parole, insomma, è più facile, anche se, parentesi, la fortuna, di fare per esempio un mestiere come giornalista è quella, dell'allenamento. La scrittura è fondamentalmente una questione di allenamento e quindi, si crea una dimestichezza importante con la parola. Dicevo, la mia difficoltà, per esempio, è stata proprio la libertà. Io sono abituata a scrivere avendo un tema, avendo anche raccontando una storia anche di cronaca, però che ha dei personaggi dati, uno spazio e un tempo. Io ho sempre lavorato in quotidiani e quindi insomma, a un certo punto il giornale deve andare in tipografia. E invece qui è tutto il contrario. E non è facile abituarsi a questa libertà, per cui i miei editor mi sono stati davvero di grandissimo aiuto. Lettore ideale? Non lo so se esiste un lettore ideale. Io penso che, ecco, forse ogni scrittore ha più un modello di autore che un modello di lettore, anche perché io credo che, insomma, io mi sono decisa a scrivere questa storia quando ho riflettuto bene sul fatto che questa storia potesse essere una storia che parlava a tutti. Intendo, non tutte le storie particolari sono in grado di raggiungere insomma, una vasta platea di pubblico, per diversissime ragioni. E quindi, secondo me, la difficoltà maggiore è proprio quella di trovare una voce che arrivi al lettore, al pubblico. Io ci ho provato, spero, poi lo diranno i lettori se ci sono riuscita. Le scritture sono fondamentali. Io, ecco, questo è stato un altro, un po' un problema per me, perché, insomma,
Non dico che io sono per il buona prima, però intanto sono un po' pigra. E poi, infatti, il mio terrore quando l'ho mandato a settembre, quando ho mandato la versione definitiva, era che mi dicessero va bene, però insomma, riscriviamo. E io questa cosa proprio non mi ha fatto dormire per delle notti. E invece, poi per fortuna è andata così. Però, invece, le riscritture sono molto importanti. Cito un episodio che è accaduto con Guglielmo Cutolo, che è il mio editor. Con cui mi sono molto confrontata su tanti aspetti, anche per esempio quello lessicale, quello del linguaggio. Lui, insomma, un'espressione non lo convinceva, abbiamo trattato su diverse, insomma, in diversi passaggi, bisogna però sempre ascoltare quando, insomma, come dire, l'orecchio esterno coglie qualcosa che non va, bisogna sempre farci più di una riflessione. Io invece a quell'espressione mi ero molto affezionata, insomma ce la siamo tirata in lungo fino all'ultimo giorno di bozze, alle ultimissime bozze quando il libro doveva andare in tipografia. Io non volevo cambiare, lui continuava a dirmi guarda che non va bene e alla fine però io mi sono messa a pensare bene come potevo rivedere quel passaggio. E ne è venuto fuori sicuramente come dire, una pagina molto molto migliorata. Quindi la riscrittura è molto importante. Poi vabbè, la storia della letteratura è piena di, no? Sappiamo che la prima Madame Bovary non assomiglia nemmeno per sbaglio al capolavoro che noi oggi leggiamo. Non lo so perché consigli per un aspirante scrittore sono davvero complicati. Dicevo prima trovare la propria voce. Questa credo sia la cosa più importante e anche appunto cercare di capire se una storia a cui noi siamo affezionati è una storia a cui il pubblico si può affezionare e che può dire e dare delle cose. E poi io penso che insomma, la prima palestra della scrittura sia la lettura, quindi leggere. Mi turba sempre molto quando leggo che insomma, hanno quasi tutti un libro nel cassetto e invece leggono poco, no? Insomma, questo per me è inconcepibile perché intanto vabbè, perché la lettura è un piacere e per cui non potrei mai privarmi di questo piacere. E poi perché davvero insomma, i buoni libri allenano l'orecchio e come dire, insegnano come si costruiscono le storie, come si costruiscono i personaggi. L'architettura di un libro è cosa complessa. Anche avendo talento, bisogna lavorare ed educarlo il talento, insomma, da solo non basta, credo.